Allora, e quindi abbiamo portato. Abbiamo portato un unicorno. Abbiamo portato. Abbiamo portato un unicorno. E ora siamo pronti a far casino. Nicola è andata via, ho detto facciamo una piccola pazzia. Poi ho parlato con l'Elnemini a mangiare un po' di cibo yaki. Yaki melon, yaki fruit. Una volta ogni mese, un mese e mezzo, magari una cosa ci sta a McDonald's. Ok, a fare la spesa con queste due. Let's go girls. Dopo una giornata pazzesca con queste due, are you eating that one or no? What is my food? It's daddy food today. Ora finiamo di cenare, un po' di televisione per rilassarsi un po', e dopodiché andranno a letto. Bye! Yeah! Quindi oggi devo portare tutte le bambine, preparare tutto quanto. Ho già sistemato la loro camera, oggi ho preparato un po' di cibo per loro. Oggi devono portare le biciclette. Boh, non so neanche perché, perché non c'è neanche posto. Non c'è neanche posto per andare in bicicletta dove è la loro scuola. What are you doing here? What? Sarà una mattinata abbastanza impegnativa. Hey, we gotta start to get ready because we gotta go, okay? Can we go get our flowers for the fire too? Stasera voglio preparare una cosa interessante per Nicole. San Valentino non mi ha mai fatto impazzire, però Nicole so che le piace tanto, lei è una romanticona, e quindi ho deciso quest'anno di fare una cosa un po' speciale. E poi giusto appunto lei non c'è, quindi ho modo di organizzare, e poi l'Emilia comunque mi darà una mano. Praticamente quello che voglio fare è cucinare qualcosa per Nicole, un sentiero di fiori e candele. E poi ci sarà chiaramente apparecchiato per quattro, perché io ho tre Valentine sto giro. Da lì poi faremo un piccolo regalino o cose del genere. Perciò voglio mettere i fiori anche fuori e le candele anche fuori. Ciò sarà una cosa divertente. Sono solamente le 8. Dobbiamo andare! Let's go! Sembra che non vogliono andare troppo a scuola stamattina. Ho detto al mio capo ieri, sarà un po' in ritardo martedì mattina perché ho l'Emilia a casa solo. Vai! E caricare le biciclette. Come on! Tieni duro, Walter. Fa freddo stamattina, c'è un vento freddo dall'Alaska. L'Emilia! Speed limit. Okay, let's put the different shirt. Come here. There we go. Hey, where is the child? We gotta go, let's go. Leila, Ettore. Oh, e Nicole vuole un altro figlio. Yeah, right. Can you give me five? Oh, good job. Let's go. Jacket, I'm putting your on.
acceso qua. Pupazza. Questo è quando... Questo è quello che deve fare Nicole tutti i giorni. Divertente, bello, è bello iniziare la mattina così, ragazzi, è divertentissimo! Le mie sono bravissime, comunque, hanno veramente... Non hanno senso di urgenza. Ancora no. Ascoltano, sono bravi, si vestono da sole, si arrangiano, quindi sono molto indipendenti, la cosa mi piace. Questo grazie a Nicole, che comunque ha una maniera incredibile di insegnare a Lera e Emilia cose. È andata incredibile, veramente. Brava Nicole! Andiamo al lavoro. Ciao. Mi sono dimenticato che stamattina ho un corso da fare. Ah! Il corso è dalla 1 alle 4. Devo sgommare al volo appena finito. Devo andare a prendere Lera ed Emilia prima delle 5:20. Tutto a me, capito. Al secondo, non al minuto, al secondo. Prima di tutto vado a mangiare un pezzo di pizza da Joe, perché l'ufficio dove devo andare per fare questo corso è vicino alla pizzeria di Joe. E vi faccio vedere Joe! Non gli dico niente, non diciamo niente. Gio, sto arrivando da te, fai la pizza per me, la pizza! La serie della privacy. Perché non vuoi stare davanti alla camera? Dice che è timido. Ciao a tutti. Jackie, com'era la pizza? How's the pizza, Jackie? Very delicious. Siamo in fase di andare a fare un corso. Pizza era buonissima, comunque, come al solito. Why are you laughing at me? Jackie continua a ridere nella mia faccia mia, non capisco perché ride. Qual è il problema? Let's go. Ho deciso di stare tutto il giorno col naso rosso. Voglio vedere la gente cosa dice. Bravo. It goes crazy. No! Oh, that was a second! Oh, that was a second! What? Ow! I'm funny? Yeah. You're funny. Here's a new trick, guys. If you need to move. No, let's go! Hey, come here! Questo è stato... Nicole, dove sei? Le radio di Lera ed Emilia che funzionano veramente. Stop, facendo. You put the flowers. No, candle right here. Candle right Hi. Here. I have socks on. Because. And right here we're gonna put a nice flowers. Okay, can you guys listen to me? We're gonna put the candle. Light. We're gonna put the candle right here. Give me it. Non ce la farò mai una cosa del genere. Sì. L'idea è quella veramente di mettere candele qua, candele fuori sul cuore della porta, candele tutte qua intorno che vanno giù fino in fondo, e arriverà qua e dirà la Peppa, un sacco di fiori. Come on, let's go, come on, we got a good target. Un casino pazzesco, I can't believe it. Ok, my dad is crazy sometimes. Vediamo se riusciamo a trovare qualcosa per mamma. I 300 candele. Farò illuminazione artificiale. Poi domani prendo i fiori che li voglio freschi e come regalo gli farò un bel pranzetto a Nicole. Quindi questo è il mio Valentine's Day, ragazzi. Regalate un fiore a una donna, ragazzi, fa bene. Ho preso tutto per Nicole. Non se la smetterà per niente. Bene, queste due mi stanno distruggendo. Walter Americano, noi ci sentiamo ancora alla prossima. Un bacio enorme. Incomincio a fare un po' di lavoro per voi. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao, grazie ancora. Un bacio, ciao.